Sì, forse questo può sembrare semplicemente un grande piazzale, quasi un parcheggio, ma vi garantiamo che per i tifosi di calcio milanesi questo è il piazzale più bello del mondo. Amici di Motori Online, ci troviamo allo stadio Meazza in San Siro, ma non siamo qui per vedere il derby, siamo infatti qui per provare la nuova Kia Ceed Sports Wagon. Non vi preoccupate, non siamo qui a parlare di calcio, siamo sempre qui a parlare di motori e la terza generazione della Kia Ceed naturalmente ha di nuovo portato ben tre carrozzerie nuove di zecca. L'hatchback l'abbiamo già provata a Parigi, abbiamo visto la Shooting Brake. Adesso è il momento della Station Wagon, ovvero della Kia Ceed Sports Wagon, che cambia in dimensioni, cambia in capienza, ma mantiene tutte le qualità che avevamo già visto sulla hatchback di partenza. Andiamo a scoprirne tutti i dettagli. Ovviamente parlare delle modifiche estetiche dell'auto significa essenzialmente ripetere quanto già detto per la 5 porte. Numerose sono state le ispirazioni arrivate dalla Stinger, come la particolare forma della griglia frontale Tiger Nose e i dettagli high glossy che vediamo sul labbro inferiore. I gruppi ottici sono stati aggiornati e modernizzati. La linea di cintura è stata resa più orizzontale in modo da trasmettere maggiormente il senso di solidità. La Sports Wagon è lunga 4,6 metri, il che ha permesso di alzare di ben 97 litri la capienza generale del bagagliaio, con un totale di partenza di 625 litri con i sedili alzati. Il look generale viene completato dai 5 nuovi colori disponibili per la carrozzeria e dai cerchi in lega di serie, disponibili in misure da 16 e da 17 pollici. All'interno troviamo un ambiente senza dubbio curato e ben progettato, con materiali di livello e un utilizzo massiccio di plastiche soft touch. Il sistema di infotainment si basa su un display flottante che può essere da 7 o da 8 pollici, in entrambi i casi compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. È necessario comunque porre l'accento su una dotazione di serie di tutto rispetto già dai modelli entry level per quel che riguarda la sicurezza. Nel pacchetto base troviamo la frenata automatica di emergenza, il sistema di mantenimento della corsia, gli abbaglianti automatici e il sensore per l'attenzione del conducente. La Ceed Sport Wagon è dotata di una buona gamma di motorizzazioni, sia benzina che diesel. Abbiamo il 1.400 MPI da 100 cavalli, disponibile anche GPL, il 1.000 TGDI da 120 cavalli e infine il 1.400 TGDI da 140 cavalli di potenza. Sul fronte diesel invece troviamo la terza evoluzione del 1.600 GRDI da 115 e da 136 cavalli. Quest'ultima variante è l'oggetto della nostra prova, insieme al cambio automatico a 7 rapporti. Questo diesel è già omologato per rispettare le regole Euro 6 di Temp e promette di emettere circa 104 grammi di CO2 al chilometro con il cambio manuale e 109 con l'automatico. Sul fronte consumi invece ci assestiamo rispettivamente sui 4 e sui 4,2 litri ogni 100 km, corrispondenti a circa 25 e 23,9 km con un litro. Una delle prime cose che abbiamo sicuramente notato di questa Kia Ceed Sport Wagon è senza alcun dubbio la sua solidità, unita però a una decisa leggerezza. Grazie a uno sterzo preciso, ma nonostante questo che offre davvero poca resistenza, si ha la sensazione di essere alla guida di un'auto molto più compatta, nonostante si sia a bordo di una station wagon da 4,6 m. Molto buona anche la posizione di guida che garantisce una buona visibilità e comunque un ottimo comfort. A questo contribuiscono naturalmente gli optional che è possibile unire al sedile, come ad esempio il riscaldamento, disponibile anche per il passeggero, e la memorizzazione delle posizioni, fino a due a disposizione del guidatore.
In questo momento ci troviamo a bordo del CR di AI da 136 cavalli. Si tratta di una meccanica senza alcun dubbio molto interessante. Infatti è sì potente, e questa potenza viene espressa soprattutto quando inseriamo la modalità di guida sportiva, ma al tempo stesso è anche molto tranquilla. Diciamo, ci dà la sensazione di essere un motore adatto per chi non vuole una station wagon troppo smorta, ma al tempo stesso non è alla ricerca di una sportiva. È esattamente quello che chiederemmo ad un'auto di questo genere. Ha tutte le caratteristiche basilari dei diesel e un motore discretamente elastico che con il cambio automatico a 7 rapporti trova assolutamente la sua collocazione ideale. Come detto, il volante è piuttosto preciso ed è confortevole da usare. Tra l'altro il raggio di sterzata, tenendo conto del tipo di auto con cui abbiamo a che fare, è di ottimo livello. Sono davvero numerosi gli aiuti alla guida che si possono inserire su questa Seed Sport Wagon, molti di serie più qualche optional decisamente interessante. Abbiamo la frenata di emergenza che per esempio di serie è fornita per le auto, mentre tra gli optional può anche essere omologata per la frenata in caso di pedoni e persino ciclisti. Abbiamo il cruise control adattivo, il controllo dell'angolo cieco e la correzione di corsia. Tutto insieme forma un pacchetto di aiuti davvero molto interessante, ma dobbiamo dire, se dobbiamo scegliere qualcosa su cui spendere qualcosina di più, raccomanderemmo assolutamente la retrocamera con avviso dell'approssimarsi del traffico, che su una station wagon riteniamo davvero molto molto utile in caso di parcheggio a T. Se volete provare la nuova Kia Ceed Sports Wagon, ricordatevi che il porte aperte è previsto per questo weekend 13 e 14 ottobre nei concessionari. Il listino di partenza per la hatchback è di 19.750 euro e per la Sports Wagon si aggiungono 1.000 euro, quindi 20.750 euro come prezzo di partenza. E questo per il momento è davvero tutto. Non vi dimenticate di mettere il like a questo video e di iscrivervi al nostro canale YouTube. E per essere sempre informati su tutto quello che capita nel mondo delle auto, delle moto e del motorsport, rimanete sulle pagine di Motori Online. Alla prossima prova!